Allora, Trailer primo giorno è nato perché io ho questo nonno di adesso 95 anni e allora è successo che la mia società si occupa anche di casting. C'era un casting per un grosso spot pubblicitario di Sky e serviva un vecchietto arzillo e gli avevamo chiesto al nonno se voleva partecipare al casting di questa cosa. È stato scelto e ha fatto questa parte di una giornata in questo set, avendo già 90 anni. Sul set non è stato trattato come la classica comparsa. La truccatrice, la parrucchiera, il catering, ma anche gli stessi producer e il regista erano molto carini con lui. Lui ha detto: "Oh, caspita, mi piace, mi piace la vita dell'attore, fammene fare un altro." Gli faccio: "Eh sì, no, non è così facile." E gli ho detto: "Facciamo così, tu fatti crescere i capelli. Quando avrai i capelli lunghissimi, vedrai che faremo, cioè sarai un signore di 90 e passa anni con i capelli lunghi come un capo indiano, chi è che non ti prende a fare un film?" E lui ha cominciato a farsi crescere i capelli. E questa cosa, giorno dopo giorno, il fatto che gli crescevano i capelli anche se aveva 90 anni, che c'era una prospettiva di fare qualcosa, innanzitutto l'ha tenuto vivo e curioso. E ogni giorno, per 2 anni, forse anche tre, mi continuava a dire allora, 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 cioè spingeva come dire, la volontà poi di fare qualcosa che fosse qualcosa di importante, visto l'impegno che ci stava mettendo. Un amico mio, sceneggiatore, aveva appena vinto il premio Solinas, e gli ho detto: "Caspita, dammi una mano a scrivere un cortometraggio su questo nonno, che tra l'altro tutti conoscono, perché noi siamo una specie di clan, amici, famiglia, che si conoscono da sempre." E lui: "Certo, volentieri, cominciamo a pensare qualcosa." E avevamo scritto una sorta di piccolo cortometraggio, però mentre lo stavamo scrivendo ci veniva voglia di allungarlo sempre un po' di più. Cioè, come dire, questa breccia di avere l'opportunità di fare qualcosa che ci interessasse veramente si stava in qualche modo, stava facendo largo dentro di noi. E da qui è nata l'idea poi di fare un film. Quindi il motore di tutto questo è un contadino di 90 passanni che si trasferisce a Milano, che si fa crescere i capelli come un capo indiano e che in qualche modo spinge il nipote a scrivere un film su di lui.